appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Il pubblico rimane in silenzio per rispetto all'inno dell'Ecuador. Si schiereranno con un centrocampo con tre mediani e un attacco con altrettante punte. Il centrocampo compatto mantiene la squadra corta, ma assicura anche una certa capacità di rilanciare il gioco. I due uomini ai lati del centrocampista centrale dovranno essere bravi a inserirsi nelle sponde della punta o nello spazio creato dal taglio degli attaccanti esterni. In questo modo la difesa avversaria avrà meno punti di riferimento. E ora si fa sul serio, si parte. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Decide di sfruttare la fascia. Cerca il cross. C'è l'opportunità per il contropiede. Sulla destra. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Palla tra le linee. Può tentare la conclusione. Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Provano a ripartire da dietro. Prova ad andare via con eleganza. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Bel gesto tecnico. Deve buttare dentro un cross. Cross verso il centro. Ci prova. Bella questa azione, ma la conclusione non è stata precisa. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Buon lancio. Gioca una palla lunga. Palla in profondità per il compagno. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Passaggio sulla destra. La gioca sulla destra. E se vi foste sintonizzati solo ora, tranquillizzatevi, la partita è ancora sullo 0-0. L'appoggio sulla fascia. Prova la giocata di fino.
sceglie il lancio lungo. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Decidono di giocarla all'indietro. Pallone lungo, in verticale. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Cross verso il centro. Lungo passaggio in avanti. Cerca il numero. Bel pallone. Sbroglia la situazione. E trova il compagno sulla fascia. È libero. C'è il colpo di testa. E c'è il gol del Senegal. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. E il risultato si sblocca, 1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Scodella in avanti. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area, la loro azione si conclude qui. Provano a partire in velocità. Opta per il lancio lungo. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Decidono di giocarla all'indietro. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. C'è la palla lunga, in avanti. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Vediamo se può... Ecco il tiro! Palla fuori di poco e finisce così il primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Inizia adesso il secondo tempo. L'Ecuador ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita. Ci prova! Splendida reazione del portiere! Grande parata dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Spazza via senza frangeli. Cerca lo spunto. Occhio, bella parata. Bell'1-2. La mette al centro. Il cross non era male. Brava la difesa in questa situazione. Provano a ripartire da dietro. Palla giocata in verticale. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. La gioca in profondità. Allarga il gioco a destra. Ottima giocata.
continua ad avanzare. Occhio alla e il portiere dice di no. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Prova la conclusione. Calcio d'angolo battuto corto. Non può sbagliare. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. C'è il lancio lungo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Da lì può segnare. Allontana la minaccia. Riceve il pass, va al tiro e c'è la rete. Ne hanno voluto un altro e adesso lo possono gestire con più calma. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. E si riparte da un netto 2-0. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Ottimo il fraseggio. Riceve in ottima posizione. C'è il lungo pallone in avanti. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. La tua opinione su quanto visto finora, Luca? L'Ecuador non sta semplicemente creando abbastanza occasioni. Alza la palla in profondità verso un compagno. Cerca il cross in mezzo. Cross respinto. Vuole la profondità. Colpisce. Conclusione sul fondo. C'è la palla lunga in avanti. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. A questo punto l'obiettivo è uno solo: dare una piccola soddisfazione ai propri tifosi segnando il gol della bandiera.
Non credo che adesso servirebbe a molto, ma almeno sarebbe una dimostrazione d'orgoglio. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Sportellate con il suo marcatore, messo fuori dalla difesa. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Scodella in avanti, bella apertura. Lungo passaggio in avanti. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. E certo, non fa piacere questa sconfitta. Sono sicuro però che l'allenatore saprà analizzarla e magari saprà trovare anche dei segnali confortanti. Che idee ti sei fatto sulla partita di oggi, Luca? Non è il risultato a sorprendere, ma il modo in cui è maturato. È stata una gara molto più combattuta di quanto ci si aspettasse prima del calcio d'inizio. La nostra telecronaca termina qui. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. È stato un grande piacere.